Anticipazioni il segreto. Trame puntate da sabato 27 agosto a venerdì 2 settembre 2016. Sabato 27 agosto. Carmelo è sempre più disperato per la notizia della morte di sua sorella Sol e inizia a bere per affogare i suoi dispiaceri, tanto da far pensare che voglia porre fine alla sua vita. Prado decide di fuggire, spinta da sua madre, e va in cerca di notizie della sua famiglia. Ippolito decide di cambiare carriera e da consigliere comunale decide di iniziare a scrivere romanzi erotici. Ines invece scopre che Amalia non è affatto morta e chiede insistentemente di parlare con Bosco per provare a spiegargli la vera situazione. Domenica 28 agosto. La storia tra Grazia e Ippolito procede per il meglio e i due ragazzi escono passando un bel pomeriggio in compagnia. Intanto Franziska, da donna perfida qual è, trae piacere dal fatto che Severo si stia autodistruggendo per la morte di sua sorella Sol, affogando i suoi sentimenti nell'alcol e continuando a farsi del male. Mattias, che è stato adottato e diventato finalmente un castenada, va a ritirare i documenti che confermano il suo nuovo status e sull'autobus fa la conoscenza di Prado. Per quanto riguarda Bosco, Amalia è riuscita a plagiarlo e l'uomo è convinto che sia Ines ad avere qualche rotella fuori posto e a voler far del male a Beltran, tanto a non credere affatto alla versione fornita dalla domestica. Lunedì 29 agosto. Mattias, che è rimasto palesemente affascinato dall'avvenenza di Prado, la vuole aiutare, ma la ragazza ha paura che il castenada la voglia ingannare. Severo continua a sprofondare sempre di più nel suo tunnel, fatto di sofferenza e disperazione, e continua ad annegare i suoi dispiaceri nell'alcol. Carmelo e Bosco vogliono aiutarlo, ma l'uomo sembra ormai irrecuperabile. Aurora ha deciso di rinunciare una volta per tutte alla sua borsa di studio e lo comunica all'università, dicendo che non intende tornare sui suoi passi. Franziska e Raimundo sono sempre più innamorati e felici e passano moltissimo tempo insieme, cosa che rafforza i loro sentimenti. Ines si trova ancora in prigione con l'accusa di aver provato a rapire Beltran. La domestica è ritenuta da tutti fuori di testa ormai, Bosco compreso, e per cercare di proteggere il suo piccolo chiede di poter incontrare il sindaco. Martedì 30 agosto. Ines riesce a ottenere dalla prigione un incontro con Don Anselmo, usando la scusa di doversi confessare. In realtà la domestica vuole raccontargli tutta la verità su Amalia, quello che la donna le ha fatto nel momento in cui ha partorito e la sua volontà di far del male al piccolo Beltran. Franziska, ravvivata dall'amore che prova per Raimundo, decide di rendere più colorata la sua casa e chiede a Fè di occuparsi delle nuove uniformi per la servitù, che vorrebbe più vivaci. Prado è in pericolo perché viene attaccata da Alfio, l'autista del bus, che la accusa di essere una ladra. Interviene in suo aiuto Mattias, che la salva dalla rabbia dell'uomo e la porta a Puente Viejo. Mercoledì 31 agosto. Ines riesce a parlare con Don Anselmo e con la scusa di volersi confessare racconta in realtà all'uomo di chiesa che Amalia è pazza e che vuole far del male al piccolo Beltran, confidando al parroco che il bambino è in realtà il figlio che aveva dato alla luce credendolo morto. Ines chiede a Don Anselmo di aiutarla a proteggere Beltran dalle grinfie di Amalia. L'uomo adesso è davvero preoccupato e chiede a Rosario, Candela e Aurora di stare attenti al bambino e di proteggerlo. Fuori da questa storia viene lasciato Bosco, marito di Amalia e amante di Ines, visto che il fatto che sia così plagiato dalla moglie potrebbe renderlo un pericolo per lo stesso Beltran. Franziska intanto non bada a spese per l'avvicinarsi della sua festa di compleanno e sta organizzando dei festeggiamenti in grande stile, organizzando anche un viaggio a Vienna con il suo amato Raimundo.
Nonostante l'uomo faccia piacere il suo entusiasmo, ha paura che la donna stia buttando i suoi soldi per cose effimere. Per farsi perdonare da Grazia, Ippolito innanzitutto le chiede scusa per come si è comportato e poi la stupisce regalandole un rametto di fiori e cantandole una canzone davanti a tutti in mezzo alla strada. Chi non se la passa per nulla bene, intanto è Severo, che non riesce a risalire dalla china della disperazione per la morte di sua sorella Sol. I suoi amici non sanno più come aiutarlo e sono realmente disperati. Giovedì 1 settembre. Avvertite da Don Anselmo, grazie a Ines che ha voluto incontrarlo dal carcere, Aurora, Rosario e Candela tengono sott'occhio Amalia, che è sempre più decisa ad attuare però il suo perfido piano. Severo, sempre più fuori controllo, organizza una festa abbastanza particolare e chiede a Rufino di procurargli una donna per passare una notte insieme. Carmelo cerca di dissuaderlo, ma come al solito la sua buona volontà non sortisce molti effetti. Raimundo decide di dire a Franziska cosa pensa dello sfarzo eccessivo della sua festa di compleanno. La donna allora lo stupisce e dona un'enorme somma di denaro in beneficenza per far capire all'amato e dimostrargli che non è una che sperpera i suoi soldi. Per fare una bella sorpresa alla ragazza di cui è innamorato, Ippolito chiede a Nicolas e Mariana di procurargli l'occorrente per fare un ritratto a Grazia. Intanto Mattias ha realizzato il suo sogno di diventare a tutti gli effetti un Castenada, un Loa, ma non riesce a fare a meno di pensare alla bella Prado, nonostante Emilia e Alfonso cerchino di distrarlo in tutti i modi. Venerdì 2 settembre. Sempre più preso da Prado, Mattias la nasconde nel magazzino della locanda, dove la ragazza aveva deciso già precedentemente di rifugiarsi. Ines riceve una visita di Candela nella prigione in cui si trova e tra lo stupore generale la nipote le confessa di essere davvero un'assassina. Sembrava troppo bello per essere vero. Franziska ha mentito in maniera spudorata a Raimundo e l'uomo, furioso, vuole farsene spiegare il motivo. Pedro e Dolores vogliono che Grazia controlli Ippolito. Il ragazzo fa vedere a Nicolas dei disegni che riguardano la ragazza e le chiede di farle delle foto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.